Bacio tra sconosciuti. In questo video vediamo concretamente in cosa si basa il bacio tra sconosciuti, perché a volte si può eventualmente verificare e in che maniera si verifica. Quando parliamo di bacio tra sconosciuti, per lo più, quindi nella maggioranza delle volte, parliamo di un vero e proprio esperimento sociale. Già le Iene l'anno scorso, nel 2014, ma anche in questo anno del 2015, la brava e simpatica Nina Palmieri si è occupata di far scattare il cosiddetto bacio tra sconosciuti a Roma, nella centralissima Trastevere. E il risultato non è stato dei peggiori, infatti, come anche si è visto nel servizio di Nina Palmieri, i ragazzi, gli uomini e le donne che poi hanno fatto avvenire questo bacio si sono molto divertiti e hanno molto sorriso. Questo significa che effettivamente il bacio tra sconosciuti può essere sì una cosa che impressiona molte persone, ma che a volte può rivelarsi una cosa piuttosto suggestiva, un bacio piuttosto suggestivo, un bacio piuttosto carino da vedere, da apprezzare, da appunto ammirare. Io non voglio dire che il bacio tra sconosciuti sia da giustificare, per carità, però è bello riconoscere come effettivamente a volte in alcune circostanze questo bacio tra sconosciuti possa essere considerato e considerabile come una situazione di novità pura per quelle persone che decidono di intraprenderlo oppure di appunto iniziarlo. Bacio tra sconosciuti dunque può essere, ripeto, una valida alternativa alla routine quotidiana, può essere sicuramente anche un modo però per tradire il proprio compagno o la propria compagna, tradire non nel senso sessuale, ma solo nel senso di bacio, di chiamiamolo smack, di kiss, come detto viene nel linguaggio gergale di tipo di chat. Bene, questo è quanto. Mi auguro che la mia spiegazione vi sia piaciuta, vi sia stata utile. Votate questo mettendo un mi piace se vi è piaciuto. Se non vi è piaciuto, mettete un non mi piace. Iscrivetevi, commentate e fatemi sapere soprattutto se effettivamente riscontrate in questa mia spiegazione delle cose dette in modo corretto, in modo sbagliato, oppure cose che per l'appunto abbiano, come dire, qualcosa di vero e un fondo di verità che per l'appunto effettivamente potrebbe esserci oppure no. Grazie, un saluto e a presto.